Una partita, secondo me, da parte nostra molto buona, offensivamente di grande qualità, con ritrovato un po' il passo e il ritmo che avevamo smarrito in qualche occasione, secondo me più a causa di stanchezza, di settimane a singhiozzo che di, come dire, che di altre particolari motivazioni. Il ritmo offensivo con tanti giocatori coinvolti, tanti giocatori che hanno toccato la palla, secondo me la cosa più bella ed è l'immagine, non so se è il termine giusto, che dobbiamo tenerci molto strette, che sia con Brescia che con Varese, il canestro, come dire, praticamente decisivo, quello che ha, insomma, un po' chiuso la partita, è venuto da azioni con cui tutti hanno toccato la palla e poi abbiamo cambiato di lato, abbiamo attaccato più volte, abbiamo fatto, insomma, Kane che subisce fallo contro Brescia e oggi Matura che segna tagliando sulla riga di fondo. Quello è una bella immagine che dobbiamo tenerci stretta perché credo che ci rappresenti molto e dobbiamo sempre provare a essere così. Oltre all'aspetto offensivo di questa partita, una cosa molto bella è il carattere e la mentalità che abbiamo mostrato, perché nei parziali di Varese, a parte che la storia di Varese dice che è una squadra che ha sempre fatto parziali e tante volte sono stati decisivi a loro favore, hanno cambiato partite, hanno spaccato partite in maniera determinante in diverse occasioni, invece noi forse abbiamo, come dire, accusato quel colpo ma mai realmente sbandato, e ci sono tanti meriti di Varese nel loro parziale. La cosa positiva nostra è stata la capacità di ricompattarci e fare le cose giuste su due lati del campo nel momento di massima esaltazione di Varese. Sicuramente non è un periodo facile dell'anno, questo credo per tutte le squadre, perché tutti i giocatori, i coach sono in ballo oramai da, ditemi voi, 7 mesi, 8 mesi. In Italia le partite contano molto tutte e adesso contano ancora di più, e quindi, come dire, non è facile produrre performance, essere, giocare sciolti, giocare con fiducia con la stanchezza di una stagione abbastanza lunga e l'importanza delle partite al momento, chi per i playoff, chi per salvarsi, chi per la miglior posizione possibile. Quindi credo che sia una vittoria molto buona dal nostro punto di vista, anche nei contenuti. Grazie coach, ci sono domande? Sicuramente sapevamo di andare incontro a una partita molto difficile perché affrontavamo un'avversaria di grandissima qualità, che ha trovato anche una prestazione palistica, soprattutto il down, veramente importante, e soprattutto abbiamo pagato due giri a vuoto, diciamo, un po' di relax difensivo nel secondo quarto e all'inizio del terzo, che contro squadre come questa vengono puniti in maniera importante. Queste sono un po' le cose da sistemare, insieme all'inizio dove siamo stati poco aggressivi, mi avviso, a rimbalzo offensivo, abbiamo preso più buoni tiri, però la nostra caratteristica è quella di lottare solo in rimbalzo anche per fermare la transizione degli avversari, siamo stati un po' meno incisivi del solito. Detto questo, c'è da dare grande merito ai ragazzi per le varie reazioni che hanno avuto durante la partita, emotive, fisiche, tecniche, perché rimontare da meno 18, andare pari contro un avversario del genere dà grandi meriti. Quindi dobbiamo ripartire da qui, dalla nostra compattezza, dalla nostra unità, dallo spirito di sacrificio che è stato veramente encomiabile in lunghi tratti della partita, per tornare in palestra lunedì e iniziare a preparare la partita con la Terestina la prossima contro il futuro. Grazie coach.